troviamo in paradiso. Con San Pietro e tre anime davanti a tutti. Avanti! Salve San Pietro. Salve. Salve e benvenuti in paradiso. Qui accogliamo le anime buone. E allora, avanti il primo. Salve di nuovo San Pietro. Aspetta. Io a te ti conosco. A me? Tu sei un assassino. Io? Tu sei un assassino. Ma che cosa sta dicendo? Tu sei morto d'infarto. Io non puoi stare qua. Perché no? Tu devi stare a riparo. Ma mi lasci spiegare un attimo. Tu devi... Non ho tempo. Mi lasci spiegare. Un minuto, però. Un minuto. Ok. Praticamente San Pietro, tornavo da lavoro come tutte le mattine, no? A un certo punto passo, cioè arrivo a casa mia e trovo un mio amico, no? Che mi dice uno, senti, è salito uno sopra a casa tua, cappello, cose, un po' di pancetta, che io allora San Pietro, pazzino, ce l'hai subito su quante scale, cioè io non ti ho detto, ci vai a me mucchieri a nude, eh? Pazzivi una favola, il doppio San Pietro, cominciai a cercare tutti i bagni, sotto il comodino, in bagno, in camera da letto, a tutti i bagni San Pietro, a un certo punto guardo sul davanzale della finestra e vedo delle manine. E allora lì la rabbia mi piglia. E io piglio un martello di 8 kg e comincio a martellargli le mani e più martellavo e più urlavo e più martellavo e più urlavo e più martellavo e più urlava. A un certo punto cadde di sotto. Ma non morì perché arrivò su un letto d'erba e quindi non è morto. Allora con tutta la rabbia che mi era rimasta a San Pietro sono andato in cucina a prendere un bel frigorifero pieno pieno zeppo di mangiare, quindi era bello pesante e gli udrai d'ingoggio. E morì. Se si è dato. Avanti il secondo. Sono io. Ah, forza! Salve. Lei chi è? Sono Francesco. Francesco. Di Roma. E lei com'è morto? Guardi, è una storia abbastanza complicata. Quindi io sono di Roma, faccio l'antennista e stavo a lavorare sul tetto di una palazzina, stavo a montare l'antenna, avevo piovuto quel giorno, no? A un certo punto mi scivolo il piede e cado di sotto. Però per fortuna mi sono riuscito ad aggrappare al davanzale di una finestra, no? Nemmeno 2 minuti, 2 secondi che arriva un pazzo con un martello e comincia a martellarmi le mani e più martellava più urlavo. A un certo punto non ce l'ho fatta più, San Pietro, mi sono lasciato andare e sono caduto di sotto, ma non sono morto perché sono caduto in un letto d'erba, no? Ma quel tempo di che culo che mi è arrivato un frigorifero addosso. Che sfiga, si siede, dai. Va bene, il terzo chi è? Io. Lei, che mi sembra già strano sulla vedendo. È la nuova moda. Bella moda che hanno. Salve, San Pietro, lei è? Andrea. Ah sì? Sì. Bello, no? Salve, mi dica. Lei mi dica. Cosa? Posso andare in paradiso? No. Intanto mi devo dire perché è morto, poi vediamo se la posso fare. Allora, guardi, io stavo in vacanza in Sicilia, a un certo punto sento una signora che mi chiama dalla finestra e mi dice Pedro, vieni qua sopra. Una bella ragazza. Io salgo, a un certo punto lei mi guarda e mi fa spogliati. E io pensavo che aveva bisogno di una mano per fare qualcosa. Spogliati. Me lo sono fatto 2 volte, sono in vacanza. Mi sono spogliato. E abbiamo iniziato a fare l'amore. A un certo punto mi dice, nasconditi, c'è mio marito. Io non sapevo dove andare, sono del letto, ho trovato in bagno tutti i posti, ho trovato un frigorifero, mi sono chiuso lì.